Eccellenza, siamo felici per la sua presenza qui nella Basilica Concattedrale. A notizia accertata durante l'ultimo incontro di credo, vi dico che sarebbe stato con noi oggi, mi sono permesso, avvicinandola, di sussurrare: grazie. Ora questa parola la ripetiamo con la forza e la verità dell'assemblea orante. Grazie. È un giorno importante per noi oggi. Celebriamo con solennità San Biagio, vescovo e martire. I nostri padri lo hanno scelto come patrono e a lui hanno consegnato le chiavi della città. Quasi a dire, sei il padrone di casa, in abita, custodiscila, governa, ama. E c'è alle spalle tutta una lunga storia, una tradizione intessuta di devozione e di fede, noi godendo e usufruendo di ogni bene, di una testimonianza eroica e portatrice di santità. Eccellenza, ora vescovo tra noi e per noi e per lui. Simbolicamente mettiamo nelle sue mani le chiavi del nostro cuore, la vostra casa, prima della città e più della città. Le auguriamo, nella fedeltà a Dio ci custodisca, nella nostra disponibilità e nella gioia che ci lasciamo amare e guidare. Benvenuto tra noi, il Signore lo benedica. In questo momento così solenne, per una volta che ci vediamo qui tutti insieme, voglio ricordare un gesto di gratitudine che porto nel mio cuore verso Sturm. Prima di essere fatto vescovo sono stato 14 anni professore di antropologia, filosofia morale, teologia morale fondamentale a Molfetta. E siccome il lunedì ero stanco, dopo 5 ore di scuola al liceo, lasciavo la macchina alla stazione di Ostuni, prendevo il treno per andare a Molfetta. Ecco, tutti coloro che lavoravano lì nella stazione, erano diversi di Ostuni, mi hanno accolto sempre con una grandissima tenerezza, gentilezza, mi facevano mettere la macchina all'interno della stazione. E così mi ospitavano lì, accanto a loro, mentre aspettavo il treno. E per molti anni, in assoluta gratuità, e questo è un segno veramente di grande, come dire, umanità,